Senti, proprio per riprendere quella differenza tra il passato e l'oggi, per tutto quello che sai fare, uno pensa a Monica Vitti, uno pensa a Barbara Streisand, a me mi viene a pensare soprattutto a Barbara Streisand, però uno pensa anche ad Anna Magnani. Ora, Anna Magnani, che era quello che era, era una che aveva difficoltà a recitare con la gente vera. Pasolini ebbe tantissimi problemi in Mamma Roma perché lei gli diceva: io questi ce la faccio, perché io magari sto lì che aspetto la battuta, questo se scappola, oppure se gira all'altra parte. E Pasolini diceva: ma quale difficoltà potresti avere? Tu sei Mamma Roma. E lui dice: no, io so finta, questi sono veri, con quelli veri, non sai mai quello che fanno. Sai mai che è vero. Le fanno fa una figura terribile. Infatti, se vedete Mamma Roma, Anna Magnani guarda sempre la macchina da presa e si isola come dal contesto, perché è terrorizzata da quello che possono fare tutti quelli che ha intorno, che sono tutti presi, come si diceva, tra virgolette, dalla strada. Tu hai invece una disinvoltura, cioè si vede che diventi quella cosa lì, quel contesto lì, con quelle persone lì. Beh, allora, io ho seguito questa bellissima, questa registrazione in una mostra su Pasolini, che ho visto a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, credo che sia la stessa che hai potuto vedere tu. C'è questa registrazione di Pasolini che entra nel camerino di Anna Magnani, convocato da lei, perché lui le sta dando indicazioni ai ragazzi che non sono attori, anche Milani lo fa adesso, senza accostare Milani a Pasolini, per carità, sarebbe una bestemmia. Adesso, con tutto l'amore per mio marito, che voglio tanto bene, ma insomma, Pasolini non si offenderebbe. Pasolini non si offenderebbe, no, però insomma non mi permetterei mai. E lo convoca e gli dice che lui le dà indicazioni al momento, no? Come dire, spostati. Ti sposta, tanto poi si monta e quindi la parola sposta tu non la senti, però vedi che lui sta spostando. Ora sorridi un po', e quello. Poi montano, ed è credibile quando lo montano. Però ad un attore strutturato come Anna Magnani, un attore che ha studiato per fare questo mestiere, non puoi gridare delle cose durante, non è il caso di gridare, perché lo mandi fuori, perché lui quel percorso, quindi arriva in un luogo, per dirti una cosa a caso, sorride, poi ci pensa su e poi riprende, perché non so, sta pensando una cosa, lo deve fare da solo. Allora Anna Magnani spiegava proprio questo a Pasolini: non mi puoi dare indicazioni durante come fai con loro, perché io il mio percorso ce l'ho già, e se a loro dai delle indicazioni, come devi comportarti in modo diverso. Ma Pasolini immagino che dirigesse chiaramente tutti insieme, perché dovevano essere una cosa, come dicevi tu, una cosa no. Ma poi se c'era il doppiaggio, ecco, Pasolini poi c'era anche il doppiaggio, sì, era un grande sostenitore come Fellini del doppiaggio. Fellini faceva dire i numeri a facce che gli piaceva, diceva di 1, 2, 3, 4, 1, sì. Poi di dopo io non saprei mai Pasolini qua, ecco, appunto. No, sarebbe impossibile. Adesso invece la presa diretta è molto importante, ci sono infatti operatori del suono che sono straordinari, perché riescono a prendere delle cose anche in momenti, in situazioni incredibili. C'è anche la tecnica che aiuta, insomma, sono microfoni micro che puoi nascondere ovunque, che quindi possono essere molto utili. Però insomma, quello che giustamente dicevi tu, ricordavi tu, che Anna Magnani si lamentava di questo con Pasolini, e quello è un passaggio meraviglioso, perché dice: poi quella finta sembro io, perché loro sono veri veramente. No, poi ti dico, so tanti altri dettagli, proprio si incazzava. Sì, sì, sì. Si incazzava e gli diceva: io so finta, cioè insisteva a dirgli: io so finta. Sì. Beh, non è vero, perché poi mamma mia. Sono iperrealistica in realtà, voleva dire: io so più vera del vero.